Alla prima edizione del Bonsai Film and Visual Festival di Acqualagna abbiamo incontrato alcuni giovani artisti locali. Sono Beatrice Pucci e nella vita realizzo cortometraggi in stop motion. Siamo stati contattati da Daniele Galvani per questa mostra qui ad Acqualagna in merito al Bonsai Film Festival. Abbiamo deciso di dare il nostro contributo a questo piccolo paese perché ci sembra importante comunque realizzare delle cose nei piccoli centri dove di solito manca sempre qualcosa, dove di solito comunque questo genere di iniziative fanno sempre molto fatica a partire. E quindi ci sembrava importante dare il nostro contributo da piccoli professionisti, comunque da giovani professionisti, per un festival così piccolo ma così coraggioso. Sono Giovanni Nori, sono un illustratore, grafico illustratore. Sono stato contattato da Beatrice, mia ex compagna di classe alle superiori alla Scuola d'Arte di Urbino. Ho partecipato volentieri a questa iniziativa perché, come dice lei, è sempre coraggioso comunque da parte di ragazzi volenterosi mettere in piedi una cosa del genere che comunque costa fatica e impegno. Sono Gaudenzi Matteo, tento di farmi strada nel mondo dell'illustrazione. Vengo dall'Istituto d'Arte di Urbino. Nei miei lavori spesso riprendo opere del passato tentando di aggiungere nel contesto altri oggetti che diano un altro significato, comunque rimandino ad altre cose. E ultimamente mi sto cercando di specializzarmi nel digitale, anche perché è una tecnica che comporta molti vantaggi. Mi chiamo Valentino Grassi e sono un fotografo amatoriale, faccio questo per hobby da circa 4 anni e sono di Acqualagna e ringrazio anche il comune e tutta l'organizzazione per l'iniziativa e per avermi permesso di esporre i miei lavori. Speriamo che diventi una professione più avanti.